e gente del villaggio. Dicono qui si girano sogni. Le cose accadono da sole, per magia. Due mesi e nessuno è venuto a prenderti. Sono storia lunga. Il cinema è la fabbrica dei sogni. Lei sogna molto? Molto. Ma è incuriosito i trailer. Poi il titolo l'ho trovato divertente. Non so perché mi ha ricordato Grand Hotel Budapest. Beh, ho visto i trailer che sono travolgenti. Attori mi pare di prim'ordine. Sono andata a leggere la trama, mi piacciono gli attori, tutti. E quindi sono venuta a vedere questo film e con me ho portato altre tre persone. Mi hanno detto se non va bene lo paghi te il biglietto. Beh, stupendo! Un film delizioso, un'idea molto carina, molto ben costruita. Tutti loro, loro bravi che si sono divertiti a farlo. Mi è piaciuta questa alchimia che cresce tra questi personaggi. E poi appunto questa cosa del sogno che più o meno ognuno di loro sembra che poi alla fine se lo realizzi, o per un verso o per un altro. La fabbrica dei sogni, stupenda. Sì, veramente, molto carino, lo raccomanderemo. Ecco, infatti. Una panca incinta e uno scoiattolo. Cominciamo bene. Andiamo, va. Hotel Gagarin è un film che parla di sogni, lo fa in chiave ironica, è una commedia, a mio modo di vedere, un po' delicata, poetica. Proprio nel film c'è tanto di me, c'è tanto della mia esperienza come persona, come aiuto regista, c'è il mio amore per il cinema, forse limitato, troppo, anche se vogliamo ingenuo. L'altro giorno leggevo una frase di Sergio Leone che diceva, quindi lo cito bene la fonte, che diceva che talvolta il suo sguardo era ingenuo e un po' infantile, ma sincero come i bambini della scalinata di Viale Glorioso. E io credo che un po' mi ritrovo in questa frase, perché anche il mio film è un po' ingenuo e malinconico nell'accezione, secondo me, positiva del termine. Ne sono molto fiero di questo, perché è un film molto sincero e che racchiude proprio tutto il senso che io ho nei confronti anche degli esseri umani, del cinema e degli incontri. Ecco, questo film è un film che parla anche di incontri. Si racchiude un po' il senso del film in una frase che io faccio citare di Lev Tolstoj, che io faccio citare a Giuseppe Battistoni in un momento del film preciso, che è: se vuoi essere felice comincia, che è un po' anche la nostra logline è diventata, il nostro hashtag, diciamo, come si dice oggi, del film. E che è una frase che racchiude un po' il mio modo di vedere le cose e che ha anche un po' il senso proprio profondo del film. Di solito quando si esordisce alla regia molti ti consigliano di non fare un film corale e di cercare di farlo vicino casa. Io invece ho voluto fare proprio un film corale con tanti attori anche di talento e girarlo in Armenia, forse proprio perché non avevo voglia di muovermi in territori così conosciuti. E in questo devo ringraziare anche Marco Belardi, il mio produttore, e Rai Cinema, che hanno comunque accettato questa sfida, perché è una sfida un po' folle. Noi siamo partiti veramente come una banda picaresca, è stata una grandissima esperienza di vita e una bellissima scommessa che secondo me traspare nel film e che abbiamo fatto con amore. Hotel Gagarin, un ottimo auspicio. Con Simone Spada ho un rapporto che viene dal 2014, fine 2014, quando insieme lui ha fatto l'aiuto regia di Non essere cattivo, noi come produttori, quindi diciamo ho un moto anche di affetto, se vogliamo, verso Simone. È un film sulla forza dei sogni, sulla forza di come il cinema può rappresentare ancora, no, la fabbrica dei sogni. Poi la visione della costruzione del film come la costruzione di un sogno è una visione che insomma si avvicina molto a quello che, al concetto che io ho, no? Anche un po' romantico di come andrebbero costruiti i film e come insomma con Chimera Film finora abbiamo lavorato, cioè, soprattutto a livello anche di, no, di dialogo con i registi. Credo che questo sia stato un po' sempre la nostra mission, quella di costruire un film insieme al regista, che poi è la persona che ha la visione, no? Il sogno, quindi riuscire a
fare in modo che il regista possa esprimere al meglio quello che è il proprio immaginario. Questo, insomma, è un po' quello che finora abbiamo fatto e quello che, insomma, credo che è la nostra visione di come si può produrre in modo corretto un film. Hotel Gagarin l'ho trovata una commedia molto intelligente, una commedia che appunto io, da appassionato di cinema, naturalmente mi sono, no, ho trovato toccasse delle corde molto intime sulla volontà di fare questo lavoro, ma è anche un film che si rivolge a un pubblico non di addetti ai lavori del cinema, ma anche un pubblico più ampio. È un film che parla di aspirazioni, di sogni, di frustrazioni, e quindi credo che sia un film adatto a un pubblico di tutte, insomma, un pubblico molto ampio, e mi auguro, insomma, che abbia un riscontro anche adesso al box office. Insomma, faccio il tifo per Simone, perché credo che sia un film che se lo meriti. È la prima candidatura ai Nastri d'Argento, il film di Francesca Comencini, Amori che non sanno stare al mondo, e siamo candidati sia io che Thomas Trapacchi, e ovviamente il pensiero va subito a Francesca Comencini, che ci ha regalato questi ruoli scritti in modo incredibile e che ha deciso di affidarci. Si dice sempre, già essere qui è una grande vittoria. No, sono contento perché è per due film completamente diversi l'uno rispetto all'altro. E anche il teatro ti dà soddisfazione. Quello non finisce mai, ringraziando il cielo, è veramente la linfa vitale che ci toglie l'erba gramigna che c'è il rischio ogni tanto possa crescere. Livorno! Ah, è tanto che non ci vado, mi manca tanto. Mi manca molto molto molto, perché purtroppo non ho avuto occasione, ma davvero, da alcuni anni non ci vado. Non vedo l'ora di tornarci presto. Voliamo, continuiamo a volare con le nostre ali. Voliamo con le nostre ali e con i nostri sogni. E li portiamo in giro. Per raggiungere Edoardo, che se va avanti, corre, corre, corre. Benissimo. Vado di là, Edoardo! Quello che ho dovuto fare io non è un personaggio, ma una persona. Ma è presente in questi film? Presente. Anche se la si vede molto poco, molto riservata, quindi ho cercato di raccontarla in punta di piedi, dico sempre, l'ho piuttosto danzata che recitata, interpretata. E l'Oro di Paolo Sorrentino, il film in pole position all'edizione 2018 del Nastri d'Argento, i tradizionali riconoscimenti assegnati dal Sindacato dei giornalisti cinematografici italiani. Cerimonia prevista il 30 giugno nella splendida cornice, una volta tanto è davvero il caso di definirla così, del Teatro Greco di Taormina. 12 nomination, 12 nastri potenziali arridono appunto al dittico berlusconiano di Sorrentino, che in realtà i giornalisti considerano come un film unico e come forse era giusto che fosse. Nella cinquina per il miglior film troviamo anche A Ciambra di Jonas Carpignano, che ha già vinto per la miglior regia ai David di Donatello, e ancora Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino, che anziché vedersi assegnato de facto un nastro internazionale per il successo internazionale di Call Me By Your Name, ricordiamolo, 4 candidature agli Oscar, di cui una realizzata per la sceneggiatura non originale, ha preferito appunto concorrere con gli altri titoli italiani. Troviamo poi direttamente da Cannes Dogman di Matteo Garrone e Lazzaro Felice, mentre addirittura per la regia non c'è più una cinquina ma una settina, con Paolo Franchi, Garrone, Guadagnino, Gabriele Muccino con A casa tutti bene, Susanna Nicchiarelli con Nico 1988, Finalmente una donna, e poi ancora lo stesso Sorrentino e Ferzan Özpetek con Napoli velata. 47 film sui 134 usciti nel periodo in cui i nastri vanno a pescare, che potrebbero andare a premi, insomma, di nastri ce ne sono tanti, forse fin troppi, però chi vince ha sempre ragione, o quasi.
Digitali e solidali, l'Italia, rete delle buone notizie. È il contest che vede per la prima volta insieme la Fondazione Ente dello Spettacolo in collaborazione con Corriere della Sera, Buone Notizie, l'Impresa del Bene e Fastweb per un concorso di cortometraggi che vuole dare voce al digitale che fa bene per raccontare con il video storie di solidarietà possibile grazie alle nuove tecnologie. Lanciato il 31 maggio nella sede storica del Corriere della Sera a Milano, è stato aperto il 1 giugno e sarà presentato alla 54esima mostra del Nuovo Cinema di Pesaro e al 19esimo Shorts Film Festival di Trieste. Su cinematografo.it il bando per iscrivere le vostre opere entro il 31 luglio. Questa settimana in sala, Viva! 8 grandi attrici ripercorrono la vita di Valentina Cortese, a partire dall'autobiografia Quanti sono i domani passati. Alla regia Francesco Patierno per il miglior documentario Nastri d'Argento 2018. L'Atelier. Antoine, aspirante scrittore, decide di frequentare un laboratorio condotto da Olivier, una celebre romanziera. Entrerà rapidamente in conflitto col gruppo e con la sua maestra, allarmata e allo stesso tempo sedotta da lui. Alla regia, Laurent Canté. Respiri. Francesco, dopo una disgrazia, si ritira nell'antica villa di famiglia sul lago d'Iseo. Qui si percepisce una misteriosa presenza, una persona e l'eco del respiratore che la tiene in vita. Quali segreti nascondono tutti loro? Con Alessio Boni, candidato ai Nastri d'Argento come miglior attore protagonista. La Terra dell'Abbastanza. Esce il primo film dei fratelli Damiano e Fabio Di Innocenzo, candidati come migliori registi esordienti ai Nastri d'Argento 2018 per la storia di Mirko e Manolo, due giovani amici della periferia romana, la cui vita cambierà dopo una tragica notte, con Luca Zingaretti, Milena Mancini, Max Tortora. Alla prossima puntata.